Ciao e benvenuta in questo video. Prima di iniziare, ricordati di iscriverti al canale per rimanere sempre aggiornata e di iscriverti poi al nostro gruppo privato Facebook, dove troverai me, le altre ragazze del team Maledetto HPV e tutte le ragazze della community che come te stanno vivendo questo cammino. Ciao, benvenuta. Questo video per dirti che il tuo sistema immunitario ha bisogno di te per sconfiggere questo maledetto HPV. Sapevi che lavorare sulle emozioni aiuta il tuo sistema immunitario a combattere l'HPV? In questo video vedremo insieme le emozioni e il tuo corpo, emozioni e sistema immunitario, quindi come sono correlati, e poi che cosa puoi fare. Allora, andiamo a vedere le emozioni e il tuo corpo. Tutte le emozioni che proviamo esistono per un motivo, lo diciamo sempre, ho fatto anche un video a riguardo. Anche quelle più fastidiose, quelle che non ci piacciono poi così tanto, hanno un ruolo importantissimo nella nostra vita. Queste emozioni si trasformano in ansia solo se non siamo in grado di maneggiarle, non siamo in grado di gestirle, se le nascondiamo o le tratteniamo. Ti ritrovi anche tu? L'ansia non è solo una sensazione, ma può sfogarsi sul corpo attraverso diversi modi. Il mal di testa, stati confusionali, difficoltà a digerire, difficoltà nella respirazione, difficoltà nel sonno e potrei andare avanti per ore. Andiamo quindi a vedere l'ansia e il sistema immunitario come sono correlati. Se non impari a gestire l'ansia, che cosa succede? Succede che il tuo corpo e la tua mente rimangono in uno stato di allarme, uno stato di allarme perenne. Quindi c'è un'attivazione costante del nostro sistema nervoso simpatico, che poi vi spiegherò in un altro video. Però è il sistema dell'attacco e fuga. Succede che non abbiamo le capacità di ragionare a lungo termine, perché siamo in modalità sopravvivenza, quindi dobbiamo pensare a quello che succede oggi e a salvarci da quello che succede oggi. Succede quindi che la vita ci corre davanti e noi concentriamo le nostre energie per le cose sbagliate, a combattere le cose sbagliate, quindi le emozioni che in realtà sono lì per un motivo, vanno semplicemente gestite. Tutto questo cosa fa? Va a disturbare il nostro sistema immunitario nel suo lavoro più importante, che è quello di proteggerci. Cosa puoi fare quindi? Prendere consapevolezza di quello che hai appena imparato. Ricordati di non affrontare tutto da sola. Prova solo a pensare a cosa fai quando ti senti male fisicamente. Chiami il medico, no? Ricordati che le tue emozioni sono una parte fondamentale della tua vita e non può essere sempre messa in secondo piano rispetto al resto. Questa è una cosa importantissima perché lo facciamo tutte, le mettiamo sempre da parte, mentre in realtà sono la base della nostra felicità, la base della costruzione della nostra vita e della nostra felicità. Prenditi quindi cura di te stessa in ogni singolo aspetto, per lasciare il tuo sistema immunitario libero di combattere questo maledetto HPV. Quindi lavora su te stessa perché hai il dovere di essere felice. Grazie per aver visto questo video. Ti ricordo di iscriverti al canale per rimanere sempre aggiornata e di iscriverti al nostro gruppo privato Facebook Maledetto HPV, dove troverai me, le ragazze del team Maledetto HPV e tutte le altre ragazze della community che come te stanno vivendo questo cammino.